In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo fantastico coprispalle che funge anche da stola e che ho deciso di chiamare Night Star, ossia cielo stellato. Per poter realizzarlo sono tornata a utilizzare un filato che ho già lavorato, ossia il Kaiman della lana gatto, che se ricorderete io ho utilizzato per creare un bellissimo tubino. Questa volta ho scelto questo colore luminosissimo, guardate come risplende, è fantastico, ossia il colore grigio, il cui codice è 3432. Facilissimo da ricordare, va bene, dicevo, e naturalmente in descrizione vi lascio il link al mio sito Filati Elsa in cui potete trovare questo filato anche in altri colori. Come vi ho detto, c'è il verde, ma guardate quali altri colori fantastici abbiamo: il colore oro, perfetto per qualsiasi tipo di abbinamento, il colore lilla, il blu, ma sul sito trovate anche un grigio un po' più scuro, quindi potete realizzare questo coprispalle o stola nella colorazione che più vi piace. Per quanto riguarda l'uncinetto, utilizzate l'uncinetto numero 4 e mezzo. Per quanto riguarda il quantitativo, io ho utilizzato 3 gomitoli e vi dico già che la mia stola, il mio coprispalle, è lungo circa 112 centimetri. Come vedete, non l'ho fatto lunghissimo perché io adoro indossare i bracciali e se lo facevo troppo lungo i miei bracciali si sarebbero andati a incastrare con la lavorazione. Quindi ho preferito lasciarlo meno lungo, quindi diciamo un coprispalle a 3/4, ma voi potete farlo anche più lungo o anche più corto a seconda di quanto lo volete fare. E naturalmente potete trasformarlo anche in una vera e propria stola. Ora, in questo caso, per una taglia S, per una taglia M, vanno benissimo 3 gomitoli perché anche la taglia M può farlo uguale al mio. Però, se siete una taglia M e lo volete fare un po' più largo, allora vi serve un gomitolo in più. Se siete una taglia L, vi occorre quindi un gomitolo in più, quindi 200 grammi invece che 150 grammi. Se volete realizzare una vera e propria stola, allora vi dico già che vi servono 250 grammi perché dovete farla molto lunga. Sapete che la stola più lunga è, meglio è. Quindi, se volete trasformare in una vera e propria stola e non fare un coprispalle, vi occorre almeno all'andare a lavorare 250 grammi. Ora, come vi ho detto, questa lavorazione è bellissima. Guardate come è forata e permette al filato di veramente luccicare ancora di più. Io lo trovo fantastico. La lavorazione è semplicissima, è un giro che va sempre ripetuto, si fa questo lungo rettangolo che io poi sono andata a cucire soltanto di pochi centimetri, una quindicina di centimetri, in modo a un punto a punto che mi rimanga sul con le spalle e non vada a scendere una continuazione. Naturalmente voi potete cucirlo anche di più, quindi renderlo ancora più a coprispalle, quindi meno stola, potete quindi cucirlo un po' di più. Io questa volta ho preferito invece lasciarlo un po' più scoperto in modo che funga proprio anche da stola. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla e se così come sempre mandatemi poi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La libertà di uncinettare e sferruzzare e mi raccomando, vi ricordo che dalla settimana prossima inizieremo con le dirette sul canale di YouTube. Non so ancora la data, seguite, pubblicherò sicuramente un mini video nel quale vi farò vedere già la creazione semplice e veloce che andremo a creare e quindi vi farò sapere il giorno e l'orario preciso in cui ci vedremo su YouTube in diretta. Detto ciò, noi ci vediamo comunque al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra stola coprispalle, io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea Kaiman. Il colore che ho scelto questa volta è il 3432, che è il grigio più scuro, poi ce n'è anche uno più chiaro, proprio perché l'altra volta ho utilizzato il colore verde per fare il tubino. Questa volta ho deciso di utilizzare questo grigio. Allora, per quanto riguarda la lavorazione, dovremo andare a fare un lungo rettangolo che svilupperemo in lunghezza. Quindi il campione che vi farò vedere è la larghezza della nostra, cioè equivale comunque, non questo il campione, ma quando vi dirò il numero di catenelle che ho montato, equivale alla larghezza della nostra stola, perché alla fine è una stola che però viene cucita e diventa quindi un coprispalle, quindi un lungo rettangolo. Ve lo faccio vedere perché la sto già lavorando, guardate che bella, solo che il campione ve lo faccio vedere con un filato che non luccica così tanto, così da non darvi fastidio con le luci. E vi dico già che io per andare a lavorare questa coprispalle, appunto, ho montato 73 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 7 catenelle, a cui ne vanno aggiunte poi 3. Questo per avere non l'inizio uguale alla fine, ma che la lavorazione venga
perfetta, perché vedrete che l'inizio, questa volta rispetto a tutte le altre volte, è differente dalla fine. Quindi io ho montato 73 catenelle. Se dovete farla più larga, andate ad aumentare 7 catenelle o anche 14. Se dovete farla più stretta, andate a diminuire di 7 catenelle. Io lavorerò sempre con lo stesso uncinetto, quindi anche in questo caso lavorerò con il 4 e mezzo, però come vi ho detto, qui vi farò vedere un piccolo campione in modo da non darvi fastidio la luce che riflette appunto su questo filato, che come potete vedere è veramente lucente. Più 3, e quindi andiamo a fare 2 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, salto 3 catenelle di base, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, prendo il filo, rientro e vado a fare altre 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Salto 2 catenelle, entro nella successiva e vado a fare una maglia bassissima, 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e ricomincio da capo, vado a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2, 3. Salto 2 catenelle, vado nella successiva e vado a fare una maglia bassa, 5 catenelle, salto 3 catenelle di base, entro nella quarta e di nuovo vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Io devo fare questo quindi per tutto il giro, quindi salto 2 maglie e 2 catenelle di base, vado a fare una maglia bassissima, 5 catenelle, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientro 3 maglie alte, 1, 2 e 3. Fatto questo per tutto il giro, salto le ultime 2 catenelle, entro nella terza, quindi nell'ultima catenella, e vado a fare in questo caso una maglia bassa. Vedete che qui la fine è diversa dall'inizio, non vi preoccupate, è assolutamente normale. Giriamo la lavorazione e quello che andremo a fare adesso è quello che faremo per tutto la nostra lavorazione. Adesso andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare una maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Entriamo nell'archetto di 5 catenelle e facciamo una maglia bassissima, 5 catenelle, e si ricomincia da capo. Entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Entriamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassissima, 5 catenelle, e di nuovo archetto di 2 catenelle, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2, 3. Archetto di 5 catenelle, andiamo a fare una maglia bassissima, 5 catenelle, e di nuovo questo è quello che facciamo per tutto il giro. Terminiamo, entriamo nell'archetto, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte. Per terminare andiamo dove abbiamo la terza catenella, contando 1, 2, 3 o contando da sotto, che qui è la nostra prima maglia alta, e andiamo a fare una maglia bassa. E si ricomincia, ve lo faccio rivedere un'ultima volta, solo l'inizio, 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 3 catenelle di separazione, andiamo nell'archetto, andiamo a fare maglia bassa, 2 catenelle, rientriamo 3 maglie alte, 1, 2,
e 3. Maglia bassissima nell'archetto, 5 catenelle e si ricomincia. Quindi questa è la lavorazione che andiamo a fare. Dobbiamo fare un lungo rettangolo, quindi io naturalmente vi dirò alla fine, perché la sto lavorando, quanto l'ho fatta lunga. Deve coprire le braccia, non tantissimo, io voglio che mi arrivi almeno fino qua, perché se mi arriva qui poi vedete mi si incastra con i bracciali che ho, che sono fissata ad averli, lo so, dovrei togliere ma non ci riesco. Quindi a me, io lo farò che mi arriva più o meno qui. Naturalmente se la volete fare più lunga potete farla tranquillamente più lunga o anche più corta, però vi dirò quanti centimetri sono andata a lavorare appunto il mio rettangolo. Poi vi farò vedere come terminare il rettangolo in modo tale da avere una stessa lavorazione che si vede qui, e poi come andare a cucire per poter realizzare appunto questo rettangolo e trasformarlo in un coprispalle stola. E lo facciamo in questa maniera. Andiamo sempre a fare le nostre 3 catenelle che sono la prima maglia alta e poi altre 3 catenelle di separazione. Andiamo sempre nell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare in questo caso una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, e andiamo direttamente nell'archetto di 2 catenelle. Quindi vedi, saltiamo tutto e andiamo qui e andiamo a fare una maglia bassissima. E continuiamo quindi così per tutto il giro, quindi 5 catenelle e andiamo nell'archetto e andiamo a fare una maglia bassissima. 5 catenelle, archetto di 2 catenelle, maglia bassissima. Se vedete che la lavorazione stringe troppo, invece di 5 catenelle fatene 6. E andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, ne ho fare una maglia bassissima. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, andiamo dove abbiamo la maglia bassa e andiamo a fare una maglia bassissima. Scusate, andiamo dove abbiamo la maglia bassissima, andiamo a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, facciamo una maglia bassissima e ricominciamo. 5 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia bassissima e facciamo una maglia bassissima. 2 catenelle, entriamo nell'archetto di 2 catenelle, andiamo a fare una maglia bassissima. Vedete, la lavorazione così è molto simile a questa qui. E continuiamo quindi così per tutto il giro. Ripetiamo, 5 catenelle, andiamo dove abbiamo la maglia bassissima, andiamo a fare una maglia bassissima. 2 catenelle, andiamo nell'archetto, andiamo a fare una maglia bassissima. 5 catenelle, maglia bassissima, dove abbiamo la maglia bassissima. 2 catenelle, maglia bassissima nell'archetto di 2 catenelle. Continuo così per tutto il giro, vi farò vedere appunto come terminarlo. Sto terminando il giro, ho fatto le 2 catenelle, la maglia bassissima, faccio altre 2 catenelle, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. A questo punto quindi posso chiudere la mia lavorazione e andare adesso a cucire per creare le maniche. Eccola quindi la mia lavorazione, questo è il mio rettangolo, e adesso io devo andare a cucire per poter creare le maniche. Per cucire andiamo a piegare il rettangolo in due, piegando dalla parte più piccola, e andremo a cucirle insieme partendo dall'esterno verso l'interno. Io non cucirò di molto, voglio soltanto che si mantenga un po' su questa coprispalle, che deve essere comunque una sola, quindi andrò a cucire per un massimo di 15 centimetri, non di più, e farò la stessa cosa anche da quest'altra parte. Quindi si chiude la lavorazione in questa maniera si va a cucire per 15 centimetri. Naturalmente voi potete cucire anche di più creando proprio un coprispalle. Io voglio che abbia comunque l'effetto stola, quindi più che coprispalle, quindi qua voglio che rimanga morbido, e quindi andrò a cucire soltanto per massimo 15 centimetri.